Le riaperture post-Covid e un lento ritorno alla normalità passano anche attraverso il Green Pass. In Italia il Premier Draghi ha dato il 17 giugno scorso il via libera alle modalità di rilascio delle certificazioni digitali Covid-19, che faciliteranno le partecipazioni ad eventi pubblici per poter prendere parte a cerimonie o eventi civili o religiosi. Allo stesso modo sarà necessario anche per far visita a parenti o conoscenti in ospedale, case di cura o residenze per anziani. In prospettiva, ma qui la questione non è ancora del tutto chiaro, si dovrà essere in possesso del passaporto vaccinale anche per poter entrare in discoteca una volta che a questi locali sarà consentito di riaprire. Il certificato verde europeo entrerà ufficialmente in vigore dal 1 luglio. Si tratta essenzialmente di un QR code da custodire sul proprio smartphone o da stampare e che, una volta inquadrato, darà tutte le informazioni utili a certificare l'immunità al virus da Covid-19. Il Green Pass non sarà altro che un lasciapassare per muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea, che in questo modo potrà mettere in soffitta le vecchie restrizioni, dalla quarantena alla necessità di un tampone. I requisiti per ottenere il Green Pass sono essenzialmente tre: essersi vaccinati contro il Covid-19 con le due dosi, in questo caso la validità del certificato avrà durata variabile dai 12 ai 9 mesi, in base al tipo di vaccino ricevuto. Inoltre si può dimostrare di essere guariti dal Covid-19. Qui la validità del certificato sarà di 6 mesi o di aver effettuato un tampone molecolare da meno di 48 ore, con validità del certificato fino alle 48 ore successive. L'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, ha scelto di rilasciare il Green Pass anche dopo la prima dose, ma in questo caso gli altri paesi saranno liberi di non riconoscerne la validità e di richiedere un test. Nella nostra penisola, dal 17 giugno è operativo il sito dgc.gov.it, dove entro il 28 giugno verranno messe a disposizione tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate con la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni che sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni. La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su PC, tablet o smartphone. In alternativa potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria o tramite l'app Immuni.